quel giorno benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 12 novembre. Vediamo e speriamo che l'audio funzioni decentemente, qua sull'iPad è un bel casino l'audio, lo sapete, e cerchiamo di vedere subito quello che c'è scritto oggi sui giornali. Beh, la notizia fondamentale è che altre 5 regioni vanno in zona arancione, tra cui la Toscana, ci sto passando ora con il treno, e la Liguria, oltre ad alcune zone centrali dell'Italia. Ma è vero giallo, incredibile, che uno dice: ma ragazzi, ma voi avete perso completamente il buon senso, cioè voi mi dovete spiegare com'è possibile che l'unica regione in Italia che ha, secondo tutti quanti i dati degli ospedali del suo capoluogo di provincia, capoluogo di regione, un casino di casi, e cioè la Campania, è la zona più pulita d'Italia, la più pulita d'Italia, la stessa zona in cui il governatore diceva che era al collasso con 800 ricoverati, oggi ne ha molti di più. Qual è l'unico giornale che titola sulla regione Campania? Qual è? Stretta in 5 regioni, non c'è nessuno che lo nota così direttamente, se non ovviamente i giornali campani. E poi c'è un'altra cosa che a me mi fa impazzire: verifica dei NAS sui dati della Campania. Questo è il punto fondamentale, cioè che dobbiamo avere i NAS per verificare se i dati che ci dà la Campania sono corretti. Ieri Salvini mi ha detto una cosa che io non so se sia vera, immagino di sì, visto che è un senatore della Repubblica, e cioè quelle regioni che non forniscono i dati in realtà non vanno nella zona rossa in automatico, ma si va a verificare e si aspetta che arrivino i loro dati. Ma vi rendete conto in che follia siamo? Nessuno poi considera una piccola cosa, cioè il virus aggredisce, dice la stampa, 5 regioni, ma uno che commentasse: guardate che quando una regione diventa arancione e quindi chiudi ristoranti, bar, rendi più difficili gli spostamenti, in quel momento stai decretando la morte di centinaia di migliaia di imprese. Qui tutti quanti preoccupati del virus, ma vedo pochissima gente preoccupata del fatto che non il virus che uccide gli uomini, ma gli uomini che stanno uccidendo, causa virus evidentemente, non perché ci codano, stanno uccidendo moltissime attività imprenditoriali. Ma noi stiamo zitti, silenziosi, come se questo non fosse un effetto collaterale di questo virus da tenere in grande considerazione. Marmo sul quotidiano nazionale: Stato e Regioni hanno sprecato molto tempo nel riuscire a mettere le cose a posto tra maggio e settembre, quando avrebbero avuto il tempo e la possibilità di sistemare, dice Marmo sul quotidiano nazionale, la situazione. Beh, poi stupendo, poi ci sono delle cose che a me fanno impazzire. Una di queste è il pezzo di Giavazzi di oggi. Giavazzi è un suadison liberale, cioè l'etichetta di Giavazzi è un liberale, ma sono quei liberali che però riescono a scrivere delle cose di questo tipo. La difficoltà in cui si trovano le famiglie emerge dall'indagine Istat sulla fiducia dei consumatori. Toc toc! Giavazzi, invece di vivere a Boston, se vivessi, non dico a Quarto Giaro, come abbiamo fatto vedere ieri sera in televisione, non dico al Quarto Miglio, non dico al quartiere Zen, non lo dico a Scampia, ma se tu vivessi anche nel centro di una modesta città italiana, o nel centro, o non proprio, anche in un bel palazzo di Milano, ti renderesti conto che non c'è bisogno dei dati Istat, che sono certamente fondamentali, ma il punto fondamentale è che si percepisce che una zona rossa si sta spegnendo, che la gente non lavora, che non lavora il tuo barista, non lavora il tuo autista, non lavora il tuo cameriere, non lavora quello che in guanti bianchi ti porta il giornale la mattina, non lavorano neanche financo coloro che si occupano di metterti a posto il tuo tablet. Cioè, stiamo in una situazione in cui non ci si rende conto che non possiamo continuare a lungo così. Ma Giavazzi ci dice che questa cosa l'ha capita dall'Istat, più che dall'Istat, per carità, concordo con lui che la situazione è grave, ma forse bisognava capirla un pochino prima. Noi fra 6 mesi, un anno, ci renderemo conto di che cosa abbiamo creato in questi mesi. C'è una soluzione alternativa? Sì, c'è una soluzione alternativa, quella di mettere, di bilanciare il disastro sociale che stiamo creando con il disastro sanitario che è in questo momento in corso. Disastro sanitario che poi ha declinature diverse tra la Lombardia e la Campania, eppure la Lombardia con 10 milioni di abitanti, il 10% del PIL nazionale, è chiusa, e la Campania invece è aperta. Lockdown, Messaggero,
secondo loro, secondo il messaggero, anzi secondo quello che c'è scritto nel documento di aggiornamento della finanza pubblica, il NADEF, si chiama così la sigla, il NADEF costerebbe 110 miliardi se noi ci bloccassimo a Natale nelle vendite prenatalizie. Stiamo parlando di un disastro di proporzioni ciclopiche. Ci garantisce questo lockdown che a Natale non ci si chiuda? Beh, ma noi ci avevamo forse anche garantito che non avremmo chiuso, ha fatto il secondo lockdown, ve lo ricordate Conte? E poi dopo Conte che dice non ci sarà più un lockdown, mi ricordo il ministro Speranza che ci dice che la curva è terrificante, la curva è tanto terrificante che perdono 4 giorni per fare i decreti i DPCM e in DPCM si dimenticano che la regione oggi che sembra più al collasso, cioè la Campania, non è chiusa. C'è un timore che la questione non sia politica partitica, ma che hanno forse timore di chiudere una regione che gli fa un mazzo verde così se quelli la chiudono, a differenza della composta Lombardia. Nel frattempo ovviamente sui giornali nazionali il fatto che vengono dati 400 euro di multa a un ragazzino che si bacia con la sua fidanzata a Forte dei Marmi, toc toc, sindaco sceriffo, che fai, gli ripaghi tu la multa come ha consigliato ieri, figurati quello là se gli paga la multa. Non c'è presenza su nessun giornale, perché voglio dire, noi siamo talmente assuefatti a questa situazione che non possiamo che condividerla. Seconda notizia di giornata è quella che riguarda, la prende molto bene il giornale, perché il titolo del giornale è questo famoso vaccino. La borsa dice che arriva il vaccino. La cosa è molto semplice, perché ieri le borse sono salite in tutto il mondo, a Wall Street, sono salite anche in Europa, sono salite perché la Pfizer, una grande multinazionale americana, insieme con un'azienda tedesca, si sono messe hanno detto che il 90% dei casi da loro trattati ha avuto un effetto positivo il vaccino, cioè immunizzante. Beh, qui ci sono tante considerazioni da fare, ci sono quelle economiche e ci sono quelle tecniche. All'Italia arriveranno 1,7 milioni di vaccini, è il titolo della Repubblica, è l'unico giornale che titola direttamente su questo invece che sulle zone gialle. E poi devo dire che in realtà ci sarebbero tante sfigurature da prendere, alcune un po' l'hanno prese i giornali del centrodestra, e questo vaccino non dico che sia orologeria, ma voi pensate che questo vaccino l'avrebbero potuto annunciare magari una settimana fa, posto che ancora non è successo nulla, perché devono ancora validarlo dalla FDA. Non è che ieri è successo qualcosa, c'è stato l'annuncio di questo 90%. Questo annuncio è stato fatto, insomma, mettendolo e servendoli a un piatto di argento a Biden, ed è l'altra cosa straordinaria di oggi che bisogna mettere insieme, mentre il vaccino arriva, ma arriva, non è arrivato niente, cioè non c'è neanche l'autorizzazione dell'FDA, c'è la richiesta che arriverà, che faranno loro fra 2 settimane, basta leggere gli articoli, cioè fra 2 settimane chiederanno, tra 1 o 2 settimane, l'autorizzazione all'FDA americana, cioè all'autority che deve permettere la distribuzione di questo vaccino. Quindi il vaccino oggi c'è soltanto nelle intenzioni di Pfizer, insieme a tanti altri vaccini, dicono 260 aziende stanno studiando i vaccini. Ma il punto fondamentale è che questo, che sembra il vaccino più serio, più avanzato, più testato, viene raccontato 3 giorni dopo. Se mettete insieme questa cosa, non è un complotto, io non credo ai complotti per niente, non me ne frega niente, però una bella opportunità, cioè quella di dare una mano al presidente americano, che comunque conta in America, soprattutto nelle aziende americane. Dall'altra parte, l'unica grande retorica di questo momento, sapete qual è? Biden e la task force contro il virus, come se Biden finalmente con la bacchetta magica, oggi ne parlano tutti i giornali, si vede Biden al lavoro con 13 scienziati, lui sì che ci salverà dal virus. È imbarazzante l'atteggiamento che ha la stampa nei confronti di San Biden e Santa Kamala Harris, che è già diventata un'eroina, insomma, così come Obama aveva già vinto il Nobel prima di arrivare e fare il guerrafondaio, così vi dico che questi vincono qualsiasi cosa, no? Beh, sono perfetti, sono i due che piaceranno a tutti quanti e per i quali una specie di bava enorme nella stampa internazionale li ricoprirà, perché non c'è bisogno di odiare Trump per amare loro, bisognerebbe semplicemente svolgere il nostro mestiere e spiegare a questi che fino al 20 gennaio il presidente eletto, sempre che sia eletto, beh, insomma, non può fare assolutamente nulla per il vaccino e per il virus, e che al 20 gennaio sono passati 2 mesi e probabilmente molto sarà già stato fatto, ma dal precedente presidente, non perché sia bravo, ma perché ovviamente si giocava il culo che ha perso per fare la campagna elettorale. Bisognerebbe ricordare che Pfizer fa un vaccino e che quel vaccino è stato agevolato da miliardi di euro di tutti
tutti i privati che hanno cercato di trovare la cura del secolo, o meglio di questa pandemia. Poi ci sono le 23 righette, come le chiama, di Mattia Feltri, che sono sicuro che piaceranno a tutti i democratici e che tira avanti questo concetto molto semplice, e cioè che i musulmani turchi che sono arrivati con la valigia di cartone in Germania sono quelli che si sono eroicamente spesi per trovare il vaccino e lo hanno trovato. Grande senso quindi dell'importanza dell'immigrazione e anche della religione islamica. Allora, con Mattia, di cui io condivido molto anche le sue battaglie, diciamo, garantiste, però insomma questa retorica con l'immigrazione, con i musulmani che salvano il mondo, è una retorica secondo me che piacerà moltissimo alle persone che piacciono, ma ci sono piccoli particolari. Nessuno di quelli che ragionano in maniera, ad esempio, chiusurista rispetto ai porti, pensano che l'immigrazione non serve. Nessuno pensa che l'islamico sia di per sé una religione che ti porta alla morte, nessuno delle persone ovviamente normali. Il punto che forse nelle sue 25 righette si dimentica che questa azienda, questi immigrati, questi islamici l'hanno fatta in Germania, l'hanno fatta all'interno di una cornice che si chiama capitalismo, all'interno di un sistema che si chiama liberal sociale se volete, all'interno di un sistema in cui quello che vige è il profitto, in cui ci sono profitti in queste aziende, ci sono le borse, ci sono gli scambi di mercato, in cui c'è una democrazia, in cui c'è la libertà. Non l'hanno fatto a Riyadh, non l'hanno fatto, con tutto il rispetto, a Dubai, l'hanno fatto in Germania, l'hanno fatto in Europa, nel mondo occidentale, insieme a una grande multinazionale americana che si chiama Pfizer, che ha fatto una pilloletta che si chiama Viagra, una pilloletta che si chiama Xanax, che sono proprio l'apoteosi del capitalismo e del, come possiamo dire, dell'edonismo occidentale, come direbbe da Spia. Quindi voglio dire, perfetto, nessuno contesta l'importanza dell'immigrazione, la Silicon Valley è fatta di immigrazione, ma questa retorica sul fatto che sia stato scoperto il vaccino da un'azienda di immigrati turchi, voglio dire, lascia il tempo che trova, è stata fatta in un contesto capitalista, di mercato, di libertà, non in un contesto, diciamo, di chiusura diciamo fondamentalista. E quindi insomma, comunque sono certo che alla fine pensiamo abbastanza più o meno la stessa cosa. Non è attraverso il barcone che risolvi il problema dei vaccini, è attraverso la possibilità che arrivino i turisti in Italia attraverso un traghetto con un permesso di soggiorno, penso, ma comunque ognuno è libero di pensarla ovviamente come gli pare. Altre cose straordinarie oggi Veltroni, se non sbaglio, ha già scritto due pezzi, uno intervistando il Monsignor Ravasi, parlando del Monsignor Ravasi sul Corriere della Sera, e l'altro venendo intervistato da Repubblica. Quindi oggi Veltroni bicefalo sulla Repubblica e sul Corriere della Sera, e uno potrebbe dire toc toc, ma non c'era un altro giornalista che trovava Ravasi, quello del Corriere? Vabbè, lasciamo perdere. Insomma, direi che oggi è una giornata in evoluzione, perché vedremo soltanto più tardi cosa succederà sulla campagna, perché stanno lì che stanno controllando i conti con i NAS e contro non NAS. Un paese in cui ci sono ormai 8-9 regioni in lockdown e la campagna, che è la regione che è considerata più pulita, io dico semplicemente a buon senso che cosa ne pensate di voi. Ciao.